Mario Suo, Pianoforte a Coda accoglierà nuovamente lei ed altri artisti alle pendici del Monte Nerone. Torna infatti il Teatro Libero, quando si svolgerà? Svolgerà dal 3 al 6 agosto. È un programma molto ricco che si aprirà il 3, quindi giovedì, con Michele Giovagnoli, che sarà anche in veste di cantante musicista con insomma, la sua hit Belli come il sole, che insomma, ha totalizzato, visto che oggi si guarda anche un po' i like, facciamo qualcosa di questo, più di 700.000 visualizzazioni. Poi nella stessa sera presenterò il mio settimo album per pianoforte solo, che si chiama Spiritual Music. E poi ci sarà il giorno dopo, il 4, avremo invece una serata sciamanica con Loretta Stella, la famosa sciamana ed erborista del Monte Nerone, e il trio Ion, che presenterà un lavoro su Hilde Garda von Bingen. Sabato e domenica invece? Sabato e domenica, sabato ci sarà la nostra maratona full night dalle 6 di pomeriggio alle 6 della mattina dopo, con un duo con Michele Panzieri, con un talk che faremo dedicato a Frank Zappa, di cui quest'anno ricorrono i 30 dalla sua scomparsa. Ci sarà il Broz Trio, che è una formazione ridotta di un gruppo che avevo, il Broz Ensemble, con Gigi Faggi alla tromba e Roberto Gazzani a diciamo, diversi strumenti, basso, fisarmonica, fiati, eccetera, eccetera. Poi ci sarà un duo che si chiama Di Du, che fanno danze folk insieme al pubblico, e poi da mezzanotte e mezza ci sarà lo Sleeping Piano Concert, cioè il sottoscritto più altri pianisti, se qualcuno vuole, anzi posso invitarlo già appunto fin d'ora, e per tutta la notte suoneremo, quindi un concerto continuo mentre la gente dorme oppure contempla, e per poi finire all'alba alle 5:30 con uno yoga sonoro con Elisa Ridolfi. Poi andiamo direttamente alla conclusione, al pomeriggio dopo, con Silvio Bozzi, un grande scrittore, qualcuno l'avrà conosciuto con Giallo Notte, con Lucarelli come esperto della polizia scientifica. E lui presenterà questo libro dall'emblematico titolo Filosofia del Suca. E poi ci sarà il concerto finale con una performance poetica che si chiama Fanciulla Italia, scritta con la Y. L'ingresso sarà libero? L'ingresso sarà assolutamente libero, il nostro è il Teatro Libero del Monte Nerone, chiediamo un piccolo contributo che va ad aiutare gli artisti in cartellone. Quest'anno, tra l'altro, ecco, per il nostro decimo anniversario, siamo molto felici di essere inseriti nel circuito Alte Marche, e quindi insomma è una sorta di festival che si spalleggiano tra loro, che si passano la staffetta tra un evento e l'altro. Quindi vi invito dal 3 al 6 agosto a venirci a trovare in questa splendida pineta, siamo vicino a Cagli Secchiano, per chi è di fuori regione siamo tra le Marche e l'Umbria. Vi aspettiamo e accorrete numerosi.